Quest'oggi Lucciardone, antico istituto penitenziario di Palermo, cambia denominazione. Sarà omaggiato in onore di Calogero di Bona, un maresciallo dichiarato eroe. Qual è la storia di Calogero di Bona? Beh, è la storia di una vittima di mafia che probabilmente ha in qualche modo disturbato quello che era l'assetto della mafia dell'epoca e che quindi ha pagato così atrocemente, insomma, probabilmente un suo comportamento di servitore dello Stato. Da tempo la sua storia è sempre rimasta un po' chiusa agli occhi dell'opinione pubblica, oggi finalmente viene fuori. Sì, ed è stato grazie proprio alla pervicace insistenza dei familiari che non si sono mai rassegnati a che questo omicidio non avesse dei responsabili. Hanno sollecitato indagini e comunque l'attività della Procura della Repubblica che ovviamente ha dato l'avvio a tutto il processo per l'accertamento della verità. Parliamo di Calogero di Bona, che è stato dichiarato nel 2017 vittima del dovere. A lui viene dedicato il carcere Lucciardone. Calogero di Bona è uno dei caduti del Lucciardone in una stagione in cui l'istituto, purtroppo ci dicono le cronache giudiziarie, era conosciuto come Grand Hotel Lucciardone e dove molto probabilmente i detenuti di grosso calibro avevano qualche privilegio nella gestione. Lui, insieme ad altri che sono caduti in quegli stessi anni, fu uno dei primi ad opporsi a questo stato di cose e da lì è rinato l'istituto, è stato il sacrificio di Bona il momento in cui è iniziato il riscatto del Lucciardone. L'istituto già ormai da molti anni è un istituto nel quale vigono esclusivamente la legge dello Stato e la volontà dei suoi organi, e questo lo dobbiamo anche al sacrificio di Bona, di Cerulli, di Lo Russo e dell'agente Montalto che è caduto poi qualche anno dopo. E quindi quale migliore occasione se non quella di commemorare questi eroi? Intitolare l'Istituto del Lucciardone, che nell'immaginario collettivo è legato a un'immagine ormai vecchia di mafia, a un caduto per mano di mafia, credo che sia il momento migliore, l'occasione migliore, proprio per dare anche un senso a questo sacrificio. Calogero di Bona, agente di polizia penitenziaria caduto per mano della mafia, questa mattina a lui viene dedicato proprio il carcere Lucciardone, che oggi prende il nome proprio di Calogero di Bona. Il maresciallo Calogero di Bona, rapito la sera del 28 agosto del 79 e successivamente ucciso, strangolato e carbonizzato in un forno zona San Lorenzo. Diciamo che per coraggio della famiglia, del figlio Giuseppe di Bona, della moglie e degli altri figli, si è arrivata alla verità solo nel 2010. Per puro caso, leggendo, diciamo, uno straccio delle dichiarazioni di un pentito mutolo, che proprio faceva i nomi dei killer del maresciallo di Bona, condannati nel 2017 in Cassazione definitivamente all'ergastolo. Il ricco Bono, Liga e un altro soggetto, Lo Piccolo, che era latitante da tanti anni, quindi la storia, la polizia l'ha rilegato alle patrie galere. È un personaggio che non ha abbassato mai la testa in un periodo difficilissimo della storia di questo istituto. L'istituto dopo 180 anni per l'appunto cambia denominazione e quindi viene intitolata a questo coraggioso uomo e collega. Quindi ha lasciato a noi tutti una traccia da seguire come coraggio ed impegno anche per la società civile. Presente alla celebrazione di questa mattina l'assessore Gaetano Armao. Ebbene, oggi si celebra in onore di Calogero di Bona, il maresciallo caduto vittima del dovere, dichiarata così nel 2017, simbolo di umiltà e di legalità. Sì, fare memoria è essenziale, soprattutto in un luogo dove si sconta la pena che
ricordiamolo, per la Costituzione deve avere sempre un valore rieducativo, e quindi che si intitoli un carcere, appunto luogo di rieducazione, a una persona che è simbolo ed è riferimento culturale, etico per tutti, è una cosa importante. La Regione è qui a sostenere questo cambiamento di orientamento che deve avere l'attività carceraria, che appunto non deve soltanto reprimere, ma deve soprattutto rieducare e creare un collegamento nuovo con la società. E a proposito delle carceri, il grave problema è quello del sovraffollamento. Lei, quale cultore del diritto, cosa consiglia alla politica legislativa? Su questo credo che il ministro Orlando abbia fatto un lavoro egregio. Abbiamo affrontato il problema gravissimo delle condanne della Corte dei diritti dell'uomo e stiamo cercando di affrontare come Paese un tema cruciale, qual è quello della civiltà nelle carceri. Le carceri sono luoghi appunto di repressione, di condanna, dove si deve espiare la condanna, ma anche dove si deve rieducare il condannato a un rientro nella società. E su questo occorre puntare molto, e certo questo deve avvenire in condizioni di civiltà.